È la prima volta che mi presento, anzi, che debutto in uno show televisivo. Sono emozionatissima. Un po' perché l'impegno è indubbiamente grosso e un po' perché non vorrei deludere la televisione italiana che ha avuto per me delle attenzioni addirittura imbarazzanti. Il primo giorno delle prove, quando sono arrivata in via Teulada, sono stata accolta con una specie di cerimonia a dir poco commovente. L'episodio è stato addirittura filmato e io vorrei farvelo vedere perché vi aiuterà a capire il mio stato d'animo. Sabato 24 maggio, a stasera, tocca una diva del cinema, Gina Lollobrigida. Per l'attrice di Subiaco è l'occasione di presentarsi in una veste nuova al pubblico televisivo, che l'ha conosciuta solo come ospite d'onore. Forse dovrebbe arrivare la Lollobrigida, ma per me si sono montati la testa. E quella mica il quartetto cedro. Quella c'ha affari in tutto il mondo, in America, a Hong Kong, a Parigi. Si figuri se viene qui. Lei piuttosto ce l'ha il passi? No, però sono molto amica di Pippo Baudo. Ah beh, quando è così, prego, passi pure. Grazie. Carini, vero? Beh, loro hanno fatto quello che hanno potuto. Ed ora tocca a me. L'indice di gradimento, però, raggiunge 64, a fronte di un ascolto di 17 milioni. Sì, rispondo sì, perché mi va. Sai, io sono antiquaria, le cose d'epoca mi emozionano. Certo, mi piacerebbe avere... Lo zig di Cleopatra e della Terescova, lo zig della Valesca e di Lucrezia Borgia, di Eleonora Duse, di Elena di Troia, lo zig di Giorgio Sand e Josephine Baker. È proprio quello zig, quel certo zig, che io vorrei rubare a 100 grandi donne per essere la donna di donne.